Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare un video molto ma molto strano che non avevo mai pensato di fare. Ragazzi, che faccio? Vado su YouTube, sulla piattaforma, ovviamente voglio vedere cosa ci sta appunto tra i consigliati e vedo clamorosamente una notizia che mi fa venire i brividi. Perché mi fa venire i brividi? Perché purtroppo, cioè veramente non si sa come purtroppo, cioè non volevo dire, ridire la parola purtroppo, ma ho sentito una cosa veramente clamorosa. Ho sentito molto dire che c'è stata comunque i turni per le Coppa Italia, per appunto la Coppa Italia, e vado a vedere clamorosamente, ragazzi, che il Cagliari ieri giocava contro il Pordenone e clamorosamente il Cagliari perde, ragazzi, e dico veramente perde con una squadra di Serie C. Adesso ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere ragazzi, va a perdere con una squadra di Serie C. Stiamo parlando, ieri si è giocata alle 15, Cagliari-Pordenone, parte subito bene, cioè veramente ragazzi clamorosamente, al settimo minuto segna il Pordenone, al 18esimo dopo 11 minuti segna De Sena e poi al 62esimo segna Bassoli che dà veramente la fine. Cioè non so al Sardegna Arena, io avrei fischiato perché noi, cioè noi insomma voi ragazzi, la gente. Io questo mando un messaggio ai giocatori del Cagliari. Voi durante le partite ci dovete mettere il cuore perché la gente paga il biglietto e magari vuole venire a vedere voi, magari deve pagare la bolletta e deve pagare quello che vuole, invece si mette i soldi da parte per vedere la partita della squadra del cuore e vedere pure i giocatori che non ci mettono il sudore perché vogliono vedere quando escono dalla partita con una bella vittoria o un pareggio. Non mi interessa, almeno che la squadra va avanti. Vuole vedere che la squadra, la maglia è sudata, è fracida, è fracica, come si dice, non ho le parole neanche per descrivere quello che sto vedendo. E ragazzi, no, io non sono del cagliaritano, ma vedendo molti cagliaritani sto sentendo, ovviamente sono disperati e posso sentire come stanno, mi dispiace. Infatti vi faccio le più sentite condoglianze quasi, perché come se una morte del Cagliari c'è stata. Cioè, il Cagliari milita in Serie A, milita in Serie A. Cioè, non so, Diego Lopez, ma cioè, prepariamo bene sta partita e secondo me il Cagliari ha sottovalutato in una maniera clamorosa il Pordenone che sta in Serie C. Ed è la cosa più sbagliata nel mondo fare, sottovalutare una squadra, soprattutto di Serie C. E invece complimenti al Pordenone, invece che ha sudato la maglia, l'ha sudata veramente molto bene. E invece per quanto riguarda, tornando al Cagliari, Van der Vie è veramente inguardabile, non riesce a difendere mai. Come si chiama là? Cossu, c'era Cossu, no? Cioè ragazzi, veramente sono rimasto sconvolto quando ho sentito questa partita, questa notizia. Adesso il Pordenone andrà a sfidare l'Inter, perché poi ieri ci sono state le altre partite, c'è stata Spal Cittadella. La Cittadella clamorosamente ha vinto 2-0, anche qua non mi riesco a capacitare di come la Spal riesca a perdere in casa 3-2 contro il Napoli e fare due gol e perdere il Cittadella 2-0. Si sottovalutano, ma poi tu Spal non puoi sottovalutare una come Cittadella che è quasi al tuo livello praticamente. Sampdoria che vabbè bravissima ha battuto 4-1, il Sassuolo ha battuto 2-1 il Bari, anche là il Sassuolo stava là. Adesso si sta giocando il derby Chievo-Verona-Verona, sarà al 93esimo sull'1-1. Veramente ragazzi non so che dire, sono rimasto sconvolto perché purtroppo ho sentito molti che stanno malissimo, ma è giusto così. Dall'altra magari pure contenti, chissà quei tifosi dell'Olbia, magari contenti che ha passato il Pordenone una squadra che va avanti. È sempre bello vedere una squadra piccola che va avanti, però sinceramente io mi metto nella mente dei tifosi del Cagliari e soprattutto quella là che vanno a pagare il biglietto per una partita che magari vinci subito, che ne so, no? Sul martedì, no? Con una bella famiglia, che ne so, mangi, vai là, ti vedi una bella partita dove puoi vincere tranquillamente e ti trovi sto scempio e magari il figlio se ne va dallo stadio malissimo, lo posso capire. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa pensate di questa storia tra Cagliari e Pordenone. Complimenti al Pordenone che va avanti, sono felice per loro, ma mi dispiace molto per il Cagliari. Io vi mando ad un prossimo video con dopo domani o dopodomani un prossimo video. Io vi mando ad un video. Ciao, ciao ragazzi.